Io sono Valeria Capoccia, sono di Città della Pieve e sono una delle fondatrici dell'associazione Punti d'Arte. Punti d'Arte si occupa della riscoperta e valorizzazione delle tecniche femminili. Grosso modo siamo cugine del Pesco. Noi facciamo dei corsi, quindi insegniamo le tecniche del lago perché abbiamo fatto un corso professionale, due corsi professionali, le tre insegnanti hanno fatto due corsi professionali dove abbiamo imparato tutte le tecniche tipiche del trasimeno. Ovviamente noi puntiamo più di tutto sul punto Perugino. Il punto Perugino è un punto che era scomparso, era 70 anni grosso modo che non si faceva più. Noi siamo riusciti a ritrovare dentro il monastero delle Clarisse di Città della Pieve alcuni pezzi e poi ci siamo messe di buzzo buono, si dice da noi, abbiamo tutte le case dei nobili di Città della Pieve. E tutte le sacrestie delle chiese, abbiamo ritrovato dei pezzetti antichi. Poi dagli antiquari abbiamo trovato delle riviste antiche, dei libri di ricambio, dove ecco, abbiamo ritrovato alcuni disegni del punto Perugino e da lì siamo partite per la riscoperta del punto. Ah, sono io, c'è Rosaria e c'è Letizia. Siamo le tre che ecco, abbiamo fondato l'associazione e ci occupiamo anche dell'insegnamento. Poi abbiamo delle socie alle quali insegniamo. Voi avete ritrovato, reinventato il punto Perugino, qual è la parola più giusta? Diciamo ritrovato, ma abbiamo ritrovato pochissime cose. Abbiamo capito qual era la tecnica e quale grosso modo era l'ispirazione del decoro. E da quello siamo partiti, i primi pezzi che abbiamo fatto, abbiamo proprio ripreso disegni antichi, poi man mano li facciamo anche noi perché diciamo che la base di questo punto, cioè sono figure zoomorfe, sono racemi, volute, floreali, cioè abbiamo trovato qualcosina di geometrico ma molto poco e da lì ecco siamo ripartite. I disegni dei lavori che abbiamo li abbiamo rifatti quasi tutti noi. Le spiegazioni che abbiamo trovato sembrerebbe punto Perugino perché si faceva nella zona del Perugino, però non si sa bene se è del Perugino come città o del Perugino come pittore. Perché a Città della Pieve nasce. Nasce Pietro Vannucci detto il Perugino. Allora, il punto Perugino si lavora su un tessuto a trama regolare. Ovviamente noi preferiamo i lini, abbiamo provato anche la canapa, ma non è purtroppo regolare. Non c'è disegno sul tessuto, si lavora a telaio. Si lavora a telaio, questi sono i nostri telai che utilizziamo, e il disegno è solo su carta, su un quadrettato. Quindi ogni quadretto che è sul disegno corrisponde a 3, 4 o 5 fili del tessuto, dipende in che grandezza vogliamo lavorare. Abbiamo trovato in quasi tutti i pezzi antichi tre tipi di punto. Il punto passato dritto, che è questo qua, questa striscina. Il punto tagliato, che è la parte che noi poi riempiamo con retini diversi, e in qualche caso il punto riccio, che è quello sulla Fontana Maggiore. I colori che abbiamo trovato noi su pezzi molto antichi sono i grezzi, i gialli e il rosso. Allora, la spiegazione principale è che a Città della Pieve si coltivava lo zafferano. Si faceva la tintura con lo zafferano e si faceva la tintura cremesi. Città della Pieve era famosissima per i tintori, tant'è che nella gabella del 1300, mi sembra, c'era addirittura l'obbligo di non andare a tingere fuori dalle mura. I colori, ecco, il rosso cremesi che purtroppo non si può fare più perché si faceva con un parassita della quercia che adesso con le mutazioni genetiche non esiste più, è comunque un rosso cardinalizio, tra il bordeaux e il cardinalizio. I gialli, che sono le tinture con lo zafferano, perché si possono avere diversi gialli, dipende se è una prima, una seconda, un terzo bagno.
e i grezzi, perché ovviamente erano infilati grezzi, non tinti, non trattati. Allora, gli strumenti che noi utilizziamo sono dei telai, preferiamo questi a molla, perché non stressano il tessuto. Se prendiamo i telai che si utilizzavano di legno, il tessuto va tirato e quindi si può rovinare. Noi, ecco, ce l'abbiamo di varie misure. Lei sta facendo, lei è Rosaria, sta facendo un retino, sta preparando un retino. Ago di tale, perché io senza di tale non riesco. Forbici, righe, righelli vari, perché poi, cioè, dobbiamo fare i calcoli, le proporzioni, quanto ci viene grande dal disegno al tessuto. E i filati noi utilizziamo l'8 e il 12, questi, ecco, sono i colori che utilizziamo, l'8 per le parti appunto passato e il 12 per i retini, che è più sottile, quindi viene più leggero.